A livello europeo è la campagna Nessun profitto sulla pandemia. A livello locale vengono inserite anche altre istanze. Movimenti civici e ambientalisti, associazioni, sindacati, partiti della sinistra chiedono maggiore trasparenza e più equità nella somministrazione dei vaccini. Mettiamo il caso che sopra questo palazzo, nella sede dell'assessorato, ci sia l'assessore Veri, che cosa vorreste dirgli? Intanto una cabina di regia. E una cabina di regia è una equità territoriale, perché qui siamo che ogni comune, ogni AS si organizza da sé. Ma la cosa simpatica è che i criteri cambiano anche nel corso. Per esempio, Pescara per i fraggi ha cominciato chiamando le persone, adesso invece quelle stesse persone che hanno fatto già la manifestazione di interesse dovranno reiscriversi una seconda volta per scegliere la data. Ogni ASL si è organizzata da sé ed è evidente che c'è una differenza tra l'ASL di Chieti e quella di Teramo, o quella di Pescara e quella dell'Aquila. Quindi voleva dire che delle AS più grandi, con più comuni, con un'orografia differente, servivano più risorse e più personale. C'è bisogno di equità, equità tra le province, perché ci sono dati sconfortanti, per cui in una provincia ci si vaccina al 5%, in un'altra provincia al 50% e non riusciamo a capire per quale ragione. Equità fra le età delle persone, perché non si può dichiarare, come si è fatto ieri, che i settantenni vengono vaccinati quando ancora non abbiamo finito con gli ultraottantenni, con i fragili. E poi chiediamo una cosa fondamentale, che vengano tolti i brevetti sulla pandemia. Non è possibile che tanti anni fa dei governi democristiani abbiano deciso che la polio andava distrutta in questo modo, cioè permettendo a tutti di produrre il vaccino, di vaccinarsi, eccetera, eccetera, e che oggi non si arrivi a questo.